Una è una leggiadra fanciulla. Leggiadra. L'altro è un assassino a D che usa una un cerchio come arma. Quindi, perché? Non lo so. Aspetta. Ma maledizione, mi hai un attimo bloccato. La tua faccia confusa è una delle cose che vale questo lavoro, ti giuro. E torniamo all'interno della selezione campioni, è brevissimo. Un piccolo problema sulla selezione dei ban stessi. E... non abbiamo ancora informazioni. Infatti i G2 sono perplessi al momento, tipo... Mi hai esploso il cervello, ti giuro. A quanto pare c'erano... La selezione campioni è effettivamente iniziata prima del dovuto, e quindi i team stavano ancora confabulando su cosa fosse più o meno opportuno fare. Applaude Jankos. Cosa applaude però? Sta applaudendo il pubblico, lo sport, la vita, le tue giacche. No, quello no, non succederà mai. Per una volta che ti faccio un complimento. Splice, dalla loro abbiamo visto il ban su Olaf, quindi vuol dire che vogliono cercare di mettere in comfort zone o un eventuale Sejuani da parte di Xerxe, e questo andrebbe a ricadere nella categoria di cui stavamo parlando, ovvero tank playmaker, andare ad impostare le azioni per il proprio team. Sì. E sarebbe la scelta più saggia da parte loro, eh? Ok. Non ti vedo convinto. Non lo so. Penso che... Allora, stiamo ragionando questa draft... come se fosse una draft standard tra team standard. Dici tu, dobbiamo ragionare nell'ottica sono i G2 e gli Splice. Dobbiamo giocare a scacchi quadrimensionali quando dobbiamo pensare alle draft dei G2 e degli Splice. Gli Splice perché devono adattarsi ai G2 e i G2 perché sono i G2. I G2, il punto è che possono giocare, ormai lo sappiamo, letteralmente alla qualunque. Una delle cose che porta i G2 ad essere il team più venerato a livello globale in questo momento è proprio il fatto che... siamo di nuovo in fase di selezione campioni intanto, molto tranquillamente, ok. Possono giocare veramente qualsiasi cosa. Possono flexare almeno una decina di campioni su tre ruoli, e questo rende le loro draft blue side semplicemente atroci da gestire. Chi drafta contro i G2 ha tendenzialmente mal di testa. E non poco. L'ultimo ban dei G2 sarà Aatrox alla fine. L'ultimo ban degli Splice. Lasciate Qiyana open, dai. Sarebbe bello vedere Qiyana open. E la cosa è che i G2 potrebbero giocarla su tre ruoli. Top, appunto, mid e giungla. Quattro se consideri perks. Qiyana botlane? Con Yumi. Oh, no, per favore. Qiyana Yumi sarebbe... Oh, Qiyana open, Pike. Qiyana open, Qiyana open. Qiyana è open. Qiyana open. Qiyana, oh sì, oh, oh sì. Ok, ok, questa partita... Prima era... Siamo abbastanza sicuri sarà uno spettacolo. Ora sappiamo che sarà un bagno di sangue. Arriva Lux da parte degli Splice. Cercano di andare sul metodico. Vanno per il meta trade. Vanno a lasciare Qiyana ai G2. E selezionano dalla loro Lux e Sylas. Ok, quello è Gragas. Se lo cano anche Yasuo. Oh, che bello! Stanno meraviglia. Andando proprio per il full playmaking. Oh, e la cosa... Fatemi sposare Jankos, vi prego. Perché dice, finalmente posso giocare Gragas. Non mi hanno banato o Yasuo o Gragas. In realtà penso che siano Perks e Mikix a giocare quella coppia di campioni. Sincero. E Jankos potrebbe andare a giocare Qiyana stessa. Seriamente, il problema per gli Splice è proprio questo. Chi va dove nei G2? Tu vedi quei tre campioni e dici, vabbè, sono un Gragas. Gragas è pentaflexabile dai G2. Già. Ogni singolo giocatore dei G2 ha giocato competitivamente Gragas. Già, signore e signori, siamo a quel livello. Guarda com'è felice. Ha avuto i pick divertenti. Jankos è un tesoro nazionale. Jankos è veramente l'ottava meraviglia del mondo. Io non so neanche come descriverlo più. Hanno bannato Poppy e Visiciaci. Quanto rispetto nei confronti del top lane avversario. È geniale. Considerato quanti dash hanno, sì. Direi che è fondamentale più che geniale. Ok. Ti immagini giocare Qiyana che ha due dash. Hai Gragas con un dash. Yasuo con dash infiniti. Diciamo che giocare contro Poppy non è divertente. Viene bannata Nico, viene bannato Gnar e adesso seleziona gli Splice. E gli Splice sono già in panico. Vedono quei tre campioni in mano ai G2 e sono già nel panico più totale. Sembrano molto tranquilli, in verità. Kobe è tipo, quindi devo selezionare io. Cosa giochiamo?
Bene ragazzi, basta draftare un campione per gestire tutti e tre i campioni avversari contemporaneamente, perché potrebbero andare in ogni corsia. Grazie coach. Lucian non è una buona idea e viene lockato. Ok. Questo è un enorme rischio. Se gli Splice sbagliano qualcosa in corsia inferiore, prendono tanti di quegli schiaffi. Anche perché dallo sfinimento in mano a Perks, immagino Yasuo da corsia inferiore. Quasi sicuro. Se quello è uno sfinimento, quello è Yasuo per Perks. E Yasuo contro Lucian significa che se Lucian prova a fare un trade... Victor, vabbè, ormai stiamo andando nel paradiso della brugola. Stanno giocando di tutto. E non puoi sapere chi va dove. Non lo puoi sapere. Ognuno di quei campioni potrebbe essere giocato da Perks. E questa è un'osservazione che vorrei fare per chiunque... E da Caps, e da... Che cos'è questa cosa? Oh no, potrebbe essere Sejuani bot con Yasuo e Kragas in giungla o viceversa? Flex... Siamo in paradiso, Lapo. Siamo legittimamente in paradiso con questa draft. No, davvero... Di fianco allora, Yasuo bot, sia allora. Sejuani che Gragas sono degli ottimi support, entrambi giocati competitivamente, perché abbiamo visto in Corea Yasuo, Sejuani bot, ed entrambi Gragas e Sejuani sono dei buoni jungler. Quella è Gangplank per la corsia superiore. Ok, quindi, chi va dove? Per ora sembrerebbe essere così. Kiana in corsia centrale, Yasuo, Gragas bot. Guarda come ride Sejuani in giungla. Guarda come ride Caps, hanno... che finalmente ha messo le mani su Kiana. Hanno 20 secondi per cambiare tutto. E questa è la cosa. Probabilmente rimarranno così, eh. Non penso cambieranno nulla. Però you just wait. 10 secondi. Mamma mia. Abbiamo parlato poco del lato della draft di Splice. Sì, siamo stati un attimo centralizzati da questa composizione di Pentaflex da parte dei G2. Ok, rimane tutto così. Abbiamo Mikix di nuovo su Gragas. L'ultima volta che abbiamo visto quel Gragas era 5-1-14 e... con un terrore dei Lich. E stava picchiando una Akali. È ironico. Ha solo perché... killato la Akali di Nisqy. Già. Con due livelli di deficit. E aveva solo la fulgore, neanche il terrore dei Lich completo. A quel punto della partita. Già. Signore e signori, stiamo per entrare sulla LAN degli evocatori. Questo match hanno lasciato tutto aperto i G2. Hai visto Jankos com'era felice dal poter giocare quelli che sono i pick più divertenti per loro in questa situazione, in questo momento del meta. Glieli hanno lasciati tutti. Molto coraggio da parte degli Splice. La linea tra coraggio e follia però in questo caso è davvero sottile. Ma proprio tipo muro di carta giapponese che sì, guardi e dici proprio sì, lo tocchi sì. Ed esplode. Vedremo, vedremo signore e signori, perché si sta per entrare in quella che promette di essere una delle partite più emozionanti dello split. La più bella e flessibile composizione dei G2 è Nemesis e Broxa. Presentazione erronea partita Riot, poco importa però, perché siamo in quello che è il quinto e ultimo match di questa serata European Championship, G2 Esports contro Splice. Eccoci qui, Caps con la sua battle boss Kiana, e devo dire che nelle sue mani Kiana è davvero un boss finale da raid alla fine di un dungeon. Mikix con Gragas, l'ultima volta appunto che gliel'abbiamo visto giocare era un Gragas ingestibile, era il vero carry della sua composizione. Abbiamo Yasuo di fianco a lui, con Perks con sfinimento e Mikix con ustione. Ogni volta che c'è Humanoid, intanto con spasmi non identificati, e Mangiaramen in corsia centrale. Questo è molto vile da parte sua, perché mi ha appena messo voglia di ramen, e questo è tendenzialmente negativo se sono qui a castare, ma non importa, la partita vale il ramen mancato. Corsia superiore, inoltre, non abbiamo discusso di un matchup specifico. Victor contro Gangplank. Victor fa tanto male a Gangplank. Nel momento in cui ottiene il potenziamento per poter pushare, prima d'allora è proprio una di quelle broleine in cui non riesci in maniera efficace a trovare grande impatto. Non lo so. Cioè, dipende molto dai due jungler. Se Jankos riesce a trovare un minimo di successo, distrugge Visichachi. Lo distrugge. Xerx, lo vediamo sul lato superiore della giungla. Sono curioso di vedere come cercherà di impostare con questo Sylas, perché ha tante supereme sulle quali lavorare. Il late game, ne parlavamo prima degli Splice, per loro è un'eccellente condizione di vittoria. Perché hai Akali, hai Xerx che può andare a rubare 5 supereme utili dalla sua, hai Gangplank, quindi hai un danno che scala benissimo ed è ibrido, con Akali per il danno magico e Gangplank per quello fisico. K
cazzo qua, aggredito pesantemente da parte di Humanoid. Ben giocata la fase di corsia iniziale da parte di Humanoid. Ottiene un proc di Electroshock, costringe Kiana a giocare più difensiva. Nel frattempo Jankos è tranquillo nella sua metà campo. La sua Sejuani è abbastanza reattiva in questa fase della partita. Corsia inferiore contro Lux e Lucian, due campioni da gittata. Avere due campioni corpo a corpo obbligherà momentaneamente i G2 a farmare sotto torre. Questo non li preoccupa veramente tanto. Però qua vedi la differenza di livello tra Perks e Mikix a causa dello spostamento dei G2. Ora subito cancellata questa differenza. Le animazioni della skin di Battle Boss Kiana sono ingannevoli. Sono strapixelose, quindi non capisci esattamente che cosa sta colpendo. Xerxes cerca lo spostamento nella giungla avversaria, non aveva lumi da piazzare purtroppo. Jankos si sta spostando verso la corsia centrale, Humanoid non ha più la cortina fumogene, questo è molto grave, perché sei una Kali e non hai via di fuga adesso. Arriverà il rallentamento, arriva l'immobilizzamento, un ultimo colpo, Jankos prenderà questo primo sangue, first blood per lui! E vive, Jankos vive grazie alla scossa di assestamento, gestione dell'aggro da parte di Caps e Jankos meravigliosa! Sono due campioni a livello basso e stai divando una torre prendendoti quattro colpi dalla struttura? Attenzione sul minischermo, no, non succede niente. Guarda lì, Caps in avanti, ustione, un attacco base, si tanca i due colpi di torre, rimane con 110 HP e stessa cosa Jankos subito dopo. Bel primo sangue, pulitissimo. Bravi, 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 hanno costretto anche gli umanoidi al teletrasporto. Caps invece dovrà tornare a piedi in corsia, non avendo il teletrasporto lui, ma piuttosto l'ustione. E questa è una delle differenze fondamentali di questo matchup. Humanoid avrà una presenza di mappa enorme nel mid game. Vero, e questo abilita anche da parte sua un eventuale split push, ma per split pushare non devi perdere risorse e qui hai ceduto il primo sangue. Per sua fortuna è andato in mano a Sejuani. C'è da dire una cosa, comunque Kiana può gestire bene la mappa considerato la W nel momento in cui vai a rubare un elemento. Cosa succede? Sei più veloce di fianco a quell'elemento. Esatto. Vuol dire che la camminata sul fiume per Kiana, che inoltre va a prendere l'elemento che le assicura controlli, è ottima. Vedremo come si evolverà la situazione. E comunque qua Humanoid che sta ottenendo una buona quantità di farm sotto torre contro invece Kiana, che ha ottenuto un assist. Sta perdendo farm perché non è potuto tornare col teletrasporto. Questo si fa sentire come differenza. Sono alla 15 fine. Minion di differenza. Sì, quello è ottimo da parte di Humanoid, che come stavamo dicendo prima è un eccellente giocatore che sta migliorando sempre di più. E Caps va a prendere un elemento dalla sua. I danni on hit assicurano a Kiana comunque una migliore fase di farm e di push. Humanoid però può tranquillamente punire e arrassare l'imperatrice. Niente da fare. Noskeren si porta fuori dalla zona sensibile del barile rotolante. La corsia inferiore non è neanche molto da considerare, perché è una corsia che va a esplodere dal sesto livello in poi. Ricordati, a breve quella E di Akali avrà un 1.0 di scaling sul potere magico. Vedremo l'impatto competitivo di quel buff, che come buff è abbastanza enorme. Ok, perde l'oscurità come forma di invisibilità, però le abilità che garantiscono visione all'interno dell'invisibilità non sono così tante. Qui Persa che è aggressivo su Cobb, arriva flash panciata, arriva il tentativo di all-in, dovrebbe anche riuscire, un ultimo barile rotolante potrebbe bastare, invece no. Perks adesso si è rilanciato in avanti e sta arrivando Xerxes, si lancia subito e sarà alla fine un autoattacco finale di Norskren a portare a casa la kill. Stava arrivando Jankos e questo che ha portato Perks a voler cercare una posizione aggressiva, però purtroppo non può ingaggiare così prima del livello 6. Ti serve la combinazione di quelle supreme per cercare l'all-in e hai mancato di rispetto agli avversari. Hai regalato una kill alla corsia inferiore nemica. Bravissimi gli splice a reagire. Buona anche la rotazione da parte del loro jungler, ma hai investito troppo. Hai investito troppo in un momento troppo primordiale della partita stessa. Hai sottovalutato lo scudo di Lux. Questo è Lux da 9.13. Ha ancora lo scudo disgustosamente alto. Già. Splice ottengono quindi una risorsa. Finisce in mano a Lux, che non è la cosa più grave a confronto con un Lucian, però sono comunque risorse che hai regalato.
Jankos adesso conquisterà il suo red buff. Sotto visione avversaria c'è un lume di controllo piazzato precedentemente da parte di Splice. Humanoid, bella la schivata nei confronti dell'ingaggio di Mikix. Caps vuole a tutti i costi una kill su Humanoid, deve metterlo in difficoltà e attualmente non ci sta riuscendo. Jankos in corsia inferiore, Perks si lancia in avanti, livello 5 però. Suprema di Sejuani disponibile, arriva il knock-up, stanno letteralmente aspettando il permafrost per poi lanciare la Suprema, è facile kill ma finisce di nuovo in mano a Jankos. Questa è stata super clean da parte però dei G2, riescono a utilizzare molto bene i controlli di Sejuani. E qui la sinergia di Sejuani è massimizzata, perché hai due campioni corpo a corpo in corsia inferiore, l'applicazione del permafrost è praticamente immediata se consideri Gragas nell'equazione. Norskren qua potrebbe essere punito da parte di Mikix. Arriva l'ingaggio, subito utilizzato il bulbo esplosivo. No! Oh mio Dio! Oh no! Che peccato! In trigonometria i G2. E in corsia superiore invece vediamo i danni atroci che Victor riesce a fare a Gangplank. Guarda la differenza in farm, guarda con quanta poca vita Gangplank è tornato indietro per poi rimpinguare tra l'ispirazione, la pozione della corruzione. Però Victor è una winning lane contro Gangplank. Gestita molto bene a livello di tempistiche di oggetti, soprattutto quella fulgore sta aiutando e non poco. Caps in corsia centrale, continuano gli scambi con Humanoid. Estremamente trade aggressivo, invisibile, uno dietro l'altro. Ok, questo è abbastanza buffo. È fantastico il matchup. Che meraviglia. Caps già forte di una Tiamat. È il suo quarto nuovo campione. Giocato in questo split. È andato all-in con l'ustione nel sì, frattempo. È stato scelta curiosa perché ha anche utilizzato la Suprema oppure mi sbaglio? No, no. Vuole aspettare Jankos dal fianco. Ma c'è un lume, quindi Humanoid può giocarsela safe. Sta per tornare anche la cortina fumogena. Dovrebbe stare lontano dalla torre. Sì, in teoria, ma non penso che si permetteranno. La presenza di Jankos lo sta allontanando dalla struttura però. Sì. Questo vuol dire placcature gratuite per i G2. Esatto. Non andranno a investire troppo tempo alla fine. Si rendono conto la placcatura che... però... Cioè, ragazzi... Ok, presa. Meno male. Portata a casa alla fine quella risorsa. Macro gestione dello scenario. Humanoid ha comunque il vantaggio in livelli, ma ha troppo poca salute per scambiare adesso con Qiyana. Xerxe stava per scadere la Suprema rubata a Qiyana. Tanto vale utilizzarla per pullare sul blue buff. È bellissimo che quando le ruba con l'animazione della skin alla quale le ruba. Giustamente. Coerenza. Certo. E poi non devi caricare altri file nel di gioco. Nel frattempo, Caps... Tentativo di all-in da parte di Caps su Humanoid. Xerxe troverà la kill. C'è anche la Suprema di Gangplank per aiutare dall'altro lato della mappa. GP sta facendo il suo lavoro. Jankos qua vorrebbe trovare la Suprema. Su quella Kali la trova! Flash ulti immediata. Humanoid non ha potuto fare niente. Sejuani, il miglior tank assassin del gioco, lo conosciamo, ha una quantità di danni elevatissimi per essere un tank e in tutto ciò è morto Norskren in corsia inferiore. Ucciso ha preso da la kill parte di Mikix. Sì, prende la kill Gragas. Tra il Gragas di Mikix e lo Yasuo di Perks non so a chi avrei più paura di dare una kill in corsia. Decisamente il Gragas di Mikix. Adesso Perks va molto addirittura... molto aggressivo su Kobe, un pochino troppo pericoloso il suo posizionamento. Norskren arriva qua con la singolarità lucente. Tentativo di ingaggio di Humanoid con una buona spaggiata di Mikix, però non c'è l'esecuzione perfetta, eh. Ok, quindi l'inseguimento non dovrebbe riuscire. Però bello il binding di Norskren. Mikix si salva per un pelo, ma si salva! La spanciata riesce a dare con la passiva la guarigione necessaria alla salvezza. Che pelo. Che cuore da parte di Mikix. Guardiamo qua il replay dell'azione in corsia inferiore. Qui, ok, semplicemente vanno all-in. È stato molto basic. Hanno utilizzato tutte le loro abilità e qualcuno è morto. Gragas e Yasuo funziona così tendenzialmente in competitivo. Oh, lo stun non è andato a segno. Già. Però, stun o non stun, è stata gestita veramente bene da parte degli Splice. E Caps ha sottovalutato la presenza della Suprema di Gangplank. Ok. Ma qua Jankos ha rimediato perfettamente. Bella, bella l'esecuzione da parte sua. 4-2 per i G2 e sono adesso in gold lead di 1600-1500 gold a seconda della posizione delle ondate. Però è un vantaggio tutto quanto su Sejuani. Caps inseguito, Mikix va subito aggressivo, vanno a trovare lo stun, va a trovare la kill! Altro che Splice aggressivi! Sono i G2 che controbattono e rispondono così bene! Ah...
il profumo di sano counterplay a quest'ora della sera rilassa sempre. Completamente annichilito humanoid. Nonostante quel Seeker's Armsguard capsula esplosa come fosse, non lo so. Davvero, mio Dio, l'ha cancellato. Mio Dio. Quando stunna fa danno e fa un poco. Danno elevatissimo e danno base molto alto che scala con la D e che ha anche uno scaling sulla salute avversaria. Wunder molto aggressivo su Visicciaci, addirittura potrebbe tentare l'all-in, va all'inseguimento, infatti si può continuare a accelerare grazie alla Q, riesce a prendere l'ultimo colpo, arriva il laser ma non basterà il danno, aveva comunque le arance ancora. Xerx è lì ancora a disposizione, la suprema di Qiyana che ha rubato al midlaner nemico. Jankos però è lì a fare da guardiano nei confronti di Caps. Invisibile, adesso in avanti, va a rubare l'elemento del fiume. E via. Rotazione delle bottom lane. Normale, ma dopo un drago di solito. Ok. Allora, qual è il discorso? Dopo un drago di solito, quando tu vuoi dare priorità al drago, se consideri che Victor è una winning lane massiccia nei confronti di Gangplank, far ruotare così le corsie ti permette di andare verso il messaggero e premere ulteriormente sulla corsia centrale, che era l'unica che stava inizialmente avendo difficoltà. Adesso non ne parliamo neanche. Cato humanoid, arriva la suprema di Gragas, arriva il lockdown, ma sembra non bastare. Suprema di Qiyana che per un pixel non è riuscito a colpire l'avversario. No, è stata quella di Xerx. C'è ancora quella di Caps. Ah, ok, questo mi ha confuso. Ammetto che mi ha baitato la multi di Sylas in questo caso. Era Xerx a prevenire, sì, il reingaggio attraverso il muro. Esatto. Anche perché effettivamente fosse stata quella di Caps avrebbe colpito Humanoid. Perché quello mi aveva lasciato confuso. Forse era proprio per un pixel che non l'avrebbe colpito. Poco importa. Jankos va a prendere largo granchio. Nel frattempo cadono le placcature. Abbiamo i G2 in gold lead di 2000 unità al 14° minuto e un 5-2 da parte loro. Perks in solitaria si porta verso largo granchio. Sì, verso il Gromp, scusami. Mentre Mikix va a dare aiuto in corsia superiore. Mikix sta andando per una build molto più conservativa. Stavolta abbiamo un Gragas non full AP da parte sua. Almeno quello. Penso che sia una convergenza di Zeke quel velo glaciale da parte di Mikix. Anche perché la combinazione delle supreme Yasuo Gragas, se hai la convergenza di Zeke su Yasuo, vai davvero ad avere un all-in forte. Mikix, un po' di arrasso su Norskren, comunque dotato di sufficienti risorse difensive grazie allo scudo. Caps che andrà ad affrontare Gangplank adesso, non più Akali. Guarda le build. Akali sì, ha armatura, Gangplank ha resistenza magica. Metti l'assassino a D contro chi ha resistenza magica, metti Victor contro chi non ha resistenza magica. Onesto. Sono delle micro letture che portano comunque i G2 a continuare a gestire, anche se tardivamente ma bene, la fase di corsia. Questa certo, è una delle fasi di corsia più lunghe che i G2 abbiano mai avuto in campionato. E ricordiamo che ieri contro gli XL a 15 minuti avevano fatto il record di gold lead dello European Championship. Torre che verrà conquistata sulla corsia inferiore. Caps ottiene questa risorsa tutta per sé, felicissimo di ciò. E nel frattempo Jankos va a conquistare il drago della montagna. I danni bonus dell'elemento di Qiyana si applicano alle strutture? Sai che non lo so? Adesso mi fai venire il dubbio. Attualmente personalmente vanto un 100% di win rate con Qiyana. Però l'ho giocata solo in giungla e quindi le mie meccaniche di aggressione alle strutture sono un po' arrugginite. I jungler dovrebbero aiutare a prendere le strutture, Robetto, si sa dirlo questo. Ma io lo faccio uccidendo i laner nemici. Adesso Perks va a infastidire Kobe, ne previene il richiamo base, va a giocare altissima priorità. Xerx è in zona, ma viene spottato da un lume nella trifronda. Perks sembra essere abbastanza tranquillo. Struttura che verrà conquistata anche in corsia centrale. Humanoid è morto. No, perché la suprema di Sejuani non è stata presa. Bel barile esplosivo, ma spinge Humanoid solo contro il muro. Stanno lanciando cose a caso dentro alla cortina fumogena, sperando di beccare Humanoid. Beh, a volte funziona, a volte no. Catena di barili non connette da parte di Visicciaci. Mikix è lì sul fianco. Barile rotolante stavolta da parte sua. Vorrebbero un inseguimento su Wunder, ma comunque si può accelerare così tanto. Quindi inseguire Victor non è proprio la scelta più saggia del mondo. Adesso sì, d'accordo, lo posso capire, ma qualcosa devi provare ad applicare. Certo. E quindi non questo. Ok.
ci sono tante scelte che puoi fare, ma non questa. Inseguire Victor è come quando... non è come inseguire LeBlanc, ma ci si avvicina. Il problema di Victor è la velocità di movimento del trasferimento di energia. Con un cooldown così basso. Caps sul fianco, attenzione ai muri, non avvicinatevi ai muri. Caps trova un lume di controllo avversario. Va Erx aggressivo e Cobb è... non è vivo, morto. È vivo. È tranquillamente vivo, va anche a utilizzare la sua suprema per danneggiare un pochino Jankos, niente di esagerato. Però hai forzato il flash a Cobb. Felicemente vivo appunto però sprecando il flash, di conseguenza il prossimo ingaggio su Lucian potrebbe essere quello finale. Lucian non ha strumenti per gestire un all-in di Yasuo Gragas al momento. Potrebbe esserci la guarigione di Norskren e finché c'è Norskren lì va bene. Jankos va a rimuovere la visione avversaria, lume di controllo rimosso immediatamente e ora i G2 potrebbero anche permettersi un'aggressione, un possibile dive. Jankos suprema pronta su di lui, Xerxes però ha il barile esplosivo a sua volta, quindi provi a divare, semplicemente vi lancia via oppure vi separa, che sarebbe quello anche è ancora peggio. Perché se vai a divare con Yasuo puoi approfittare dell'ultimo respiro per allontanare Yasuo dagli altri. E quindi va bene così. Uno dei problemi più grossi che si hanno quando sei Qiyana contro Gameplink è che non hai modo di poter ingaggiare sull'avversario. Se vuoi stunare Gameplink vuol dire che garantito al 110% puoi rimuoverlo con l'arancia. E quindi sei là tipo, vabbè, che posso fare? Nulla in realtà. Xerxes aggressivo, oh, lui invece è facile aggredirlo. Xerxes per quanto abbia utilizzato le sue risorse non riesce a fuggire. Un'altra kill per Jankos. Jankos è 4-0-0 su questa dei Giovanni. Questo non va bene, non va bene perché teletrasporto difensivo si riesce a bloccarlo per un pelo, riesce a bloccarlo. Caps blocca la fuga di Visicaci col teletrasporto, utilizza la suprema per salvarsi. Jankos sarà costretto a prendere anche questa kill. Ha predetto dove avrebbe flashato Visicaci. Nel frattempo Mikic sì, centra... oh in centrale Dio. Riesce a eliminare Humanoid. Sì, con un ultimo barile rotolante. Yasuo con il knock-up supporta il proprio assassin in corsia inferiore. Penso onestamente che Caps abbia allegato il danno ad una mail a Visicaci, perché non c'è altro che possa giustificare quel danno. Mio Dio. 4-0-1. Finalmente Jankos ha un assist sul suo tank. E Qiyana è 2-1-3, quindi va a ottenere un sacco di risorse offensive, può fare quello che vuole. Di Qiyana però non devi solo considerare il tabellone, di Qiyana devi considerare la quantità allucinante di risorse locali che ha accumulato. Qiyana è un quarto d'ora che è in side lane. Nessuno ha contestato l'esperienza, nessuno ha contestato le strutture. Riguardiamo qui l'azione. Xerxes è stato disintegrato. È senza resistenza fisica, l'armatura è fondamentale contro un assassin. Questo teletrasporto da parte di Gangplank alla cieca l'ha immobilizzato o ha piazzato prima il lume, non lo so, però l'hanno ucciso alla fine. L'importante è quello. Questo è stato intelligente, guarda Caps. Gliel'ha mandato veramente via mail quel danno. Già. Vabbè, va bene così, va bene così. E questo tendenzialmente si va a configurare come quel momento. I G2 sono lì all'improvviso, decidono di svegliarsi, prendono una gold lead di 5.000 unità sul tabellone, 8-2 risorse locali sui carry principali, due oggetti da letalità per Caps, e non c'è parabraccia del custode che regga contro una lama crepuscolare di Draktar e una lama di Yomu. G2 adesso potrebbero spostarsi verso questo drago. Ulteriore risorsa che amplificherebbe quelli che sono il loro potenziale. E Mikix viene trovato fuori posizione. Sì, no, non si può salvare. Arriva il muro del vento, ma non è sufficiente perché la suprema di Gangplank porta a casa la kill. Si fosse salvato di nuovo. No, sarei impazzito. Sarei veramente impazzito. Gli Splice hanno lanciato tutto per eliminare Mikix. Adesso Jankos si affaccia sugli avversari. Vanno per l'all-in. Bello lo stun nei confronti di Xerxes, costretto comunque il cronografo attraverso il muro. Boonder trova la tempesta del caos, però Humanoid potrebbe eliminarlo. Flash difensivo di Boonder si salva grazie al flash difensivo. No, perché arriva alla fine il possibile all-in. Xerxes risponde, utilizza la suprema di Caps immediatamente. Bello il permafrost, ma ora arriva Cobb con il red buff all'inseguimento. Gli Splice su questi G2, intimoriti dalla semplice presenza di Caps, salta via. Persi la davanti, cancella Norskren, ma viene cancellato anche lui. I barili di Gangplank e il suo parlè fanno non poco male.
quanto stanno scambiando duro questi team all'interno della giungla degli Splice. Qui vi si giace, adesso minacciato dalla presenza di Caps, catena di barili difensiva, riesce ad allontanarsi. Mio Dio, Splice! Questo è un drago oceanico però per i G2. Ok, hai scambiato, ma hai scambiato alla pari. Hai ottenuto un sacco di risorse. Guardiamo qui come si svolge l'azione, perché Caps aveva a disposizione la sua Suprema. L'ha utilizzata sul muro, ma Norskeren era in stasi e quindi non ha trovato nessuno stordimento e nessun danno. Questo è stato uno dei problemi principali dei G2, perché vedere gli Splice lì in mezzo e vedere che comunque la Suprema di Qiyana non è riuscita ad applicare i dovuti controlli. Anzi, è stato Caps ad essere aggredito dalla sua stessa Suprema rubata da parte di Xerxe, e un buon flash porta Xerxe in zona franca nonostante il permafrost fosse stato applicato. Qua hanno intimorito così tanto Norskeren. Guarda che Norskeren si è camminato in faccia a Perks. Quello è stato strano. Consolazione è che è stato Gangplank a prendere la kill di ritorno, perché scambiare una kill su Yasuo per una su Lux sarebbe stato pessimo. Dare una kill su Gangplank, un Gangplank 2-1-2 che sta scalando e scala benissimo. Vedere la differenza di game time tra i due team, 26 minuti dei G2 contro i 35 primi degli e ultimi. Relativamente sono i primi e gli ultimi del campionato. Bel disengage da parte di Humanoid con il balzo con Shuriken e subito fuggono via. Corsia inferiore, Gangplank va a conquistare la struttura in solitaria. I G2 si stanno facendo il Baron con tutta la tranquillità del mondo, con perso dato di 100% di critico, il danno basta e avanza col drago della montagna. In tutto ciò abbiamo Victor che prende torri, abbiamo Caps che prende attenzione, prende ma schiaffi, potrebbe morire. Prende schiaffi, morto. Infatti muore. Fanno vedere il momento in cui si è reso conto di aver fatto una cavolata. E infatti ora gli Splice prendono questa struttura. Sono genuinamente contento di vedere gli Splice così in forma. Pensare che questi Splice sono gli Splice che hanno vinto contro i Fnatic, che adesso stanno trovando ogni volta un contropiede contro i G2 in mid game, che è storicamente la loro fase più debole di partita. Vuol dire che almeno hanno la flessibilità di giocare quella fase di partita. E non solo, vuol dire che se vincono questa, il primo posto se lo sono davvero meritato. Davvero. I G2 adesso però hanno rimosso la visione avversaria. Si vogliono permettere un barone Ashor, vedono il lume di controllo e se ne vanno. E rivediamo qui la posizione di Caps, che va a stordire Humanoid, ma quando connette la catena di barili, è stato in quel momento. And wasn't that moment that Caps knew. Vanno a prendere controllo della tana del barone, ma Norskeren va tranquillamente a... Oh, non riesce a bloccare il richiamo base. Pensavo riuscisse, però niente. È arrivato un po' tardi il laserone. Norskeren sta giocando inoltre molto bene intorno alle singolarità lucenti per prendere controllo di visione. A livello di vision score, penso che sia una delle primissime volte che vediamo un supporto superare Mikix in vision score. Sì, e Mikix sta utilizzando Gragas. Quello è vero. È un campione che deve esporsi per poter rimuovere la visione avversaria. Caps è nella giungla avversaria che sta aspettando una preda. Vuole arrivare sul fianco, vuole trovare un lockdown nei confronti del povero Visage, che è costretto immediatamente a flash difensivo. E alla Suprema arriva il muro del vento per bloccare ogni tentativo, ogni risposta. G2 investono tanto. Investono sì tanto, anche perché vanno a sfruttare Perks, vanno a sfruttare Mikix, vanno a sfruttare Caps per questo ingaggio, e gli incantesimi dell'evocatore non valgono quello che hanno trovato. Hai trovato il flash di Gangplank, eh? Vogliono allontanarli dalla zona del barone, il loro obiettivo al momento è questo. Ma non hanno le risorse per contestare il Baron, non hanno danni percentuali. Hai il critico di Yasuo insieme al drago della montagna, che non è poco danno sostenuto. Hai Sejuani, ti serve Sejuani perché intanto è il jungler e quindi sì, tendenzialmente per il barone aiuta, ma soprattutto ti serve continuare ad applicare il permafrost su quel baron. Questo è vero. Caps, oh, qua rischia Caps. Face check della vita, sta per arrivare, arriva immediata l'invisibilità da parte sua. Esecuzione perfetta, dovrebbe fuggire, no. La non solo c'è... kill di Humanoid su Caps. Questa è la prova del 9. Sì. Humanoid era 1-5-2 e porta a casa la solo kill su Caps. Zonya e Gamblade, hai il vantaggio di visione. Qua è stato incosciente Caps a face checkare. Qua è stato proprio incosciente. Non hai visione sul team avversario, non sai dove si trovano in questo istante. Perché face checkare? Ogni bush contro un assassino è letale. Quello è vero. Anche un Garen.
gli humanoid adesso in corsia centrale, sicuro dell'aver trovato quelle risorse importantissime in side lane. Adesso va per una bacchetta della distruzione, quindi immagino bastone del vuoto per lui per giocare davvero assassino. Sarebbe la scelta più sensata, anche perché non immagino altro con una bacchetta su Akali. Di sicuro non scelto il cristallo e il Rally. Potete andare per un Morello per togliere un po' di sustain. Vanno all'inseguimento su Mihix. Cercano in ogni modo il lockdown su di lui. Perks, corsia inferiore, continua a ottenere un po' di risorse. Questo sarà un drago della nuvola per gli Splice, 100%. Drago della nuvola che non soffri neanche tantissimo in questa fase di partita. Però avresti voluto contestarlo, sinceramente. Anche perché vai a impostare le risorse elementali come condizione di vittoria se trovi tre draghi elementali. E invece no. Qui riescono a gestire il tutto. Vedremo qua uno spostamento da parte di G2 sulla pressione della top lane. Caps vuole aggredire questa corsia laterale, vuole mettere in difficoltà gli Splice. E è strano che siano proprio G2, considerati che non hanno un teletrasporto. Occhio adesso a Chachi. Tantissimi danni da due abilità di Qiyana. L'elettroshock, e anche l'elettroshock. Giustamente. Anche quello aiuta e non poco. Ora si spostano di nuovo su questo barone Nash, rimuovono un lume e se ne vanno i G2. Xerx, forte della prigione glaciale, la lancia direttamente sul muro. Buona azione perché il muro viene così stordito e non può impedirgli di ruotare verso la propria giungla. Stava scadendo, ragazzi, stava scadendo. Humanoid rimuove visione dalle tre fronde nemiche. Adesso gli Splice rallentano, si rendono conto che non stanno più perdendo dallo snowball nemico e hanno detto: ragazzi, è arrivato il nostro momento, stalliamo. Ok, ma Yasuo sta ottenendo oggetti e sei già a tre oggetti su Yasuo. Ovvio, è qualcosa che ti preoccupa perché dall'altro lato hai Lucian. Già. Lucian penso che adesso per lui sarà archibugio a ripetizione per poi spostarsi verso il frammento d'infinito. Ti serve obbligatoriamente il 75% di critico su Lucian se vuoi combattere Yasuo. A tutti i costi ti serve. Perks, anche dice l'ondata di minion, è presente Visiciaci. Barile esplosivo dalla distanza per fare un po' di quick clear, niente di eccessivo. È comunque Gangplank, è il suo lavoro ottenere tempo, prendere tempo per i propri compagni. Qiyana ha ottenuto il terzo oggetto di letalità, ora dovrebbe puntare Caps verso penetrazione armatura percentuale, considerato le build avversarie, tranne Lucian. Lucian è il più fragile in assoluto. Ah no, danzatore fantasma, non è più il fragile, è il più fragile in assoluto. Sei senza armatura. Su Lucian da dove la prendi l'armatura? Dei ninja tabi. Ok. Dei ninja tabi. Ah. Sei contro Yasuo e Qiyana. Legame luminoso, connette ai danni di Gragas, però niente follow up su Norskren. Vanno ad assediare la corsia superiore. I G2 vogliono vedere il bluff dello stallo degli Splice e rispondere con delle macro aggressioni. Ma parlando di macro, guarda la corsia inferiore. Humanoid è lì e infatti i G2 si rendono conto. Se possiamo far sprecare il teletrasporto a Humanoid, ben venga. Yasuo può fare liberamente questo barone Nashor con Sejuani. Già guarda, sotto metà della barra di HP. Guarda i lumi nel quadrante. E invece gli Splice sono ciechi. Totalmente ciechi. Hanno appena visto il barone, ma troppo tardi. Troppo tardi. Barone Nashor conquistato senza nemmeno essere interrotti. Caps cerca l'inseguimento, trova subito il lockdown su Visiciaci. Anche un po' di danno, ma niente di esagerato. Sta arrivando Akali dal fianco, potrebbe intercettare Victor. Attenzione perché Victor non è molto laser resistente. Laser da parte di Noskren danneggia Perks. Perde però così la scossa di assestamento disponibile. Ora red buff su Yasuo. Lo spostamento sarà sulla corsia superiore. Vogliono a tutti i costi ottenere questa struttura. Xerxes trova un po' di danno. Arriva la suprema di Gangplank per zonare dal fight. Si lancia in avanti Humanoid, ma è già stato cancellato. È già costretto al cronografo e la tempesta del caos. Cosa? Insieme all'ustione di Mikix lo portano a casa quella kill. Mikix l'ustione. Sì, no. Il cosa era Mikix non solo si salva di nuovo con 10 HP, ma ha un tasso di mortalità delle Akali nemiche che è pazzesco. Odia Akali con tutto il suo cuore. Mio Dio! Nel frattempo G2 che vanno a completare l'assedio sulla struttura della corsia superiore. Per quanto gli Splice possano adattarsi, per quanto si pieghino alla necessità, si inginocchiano a dover giocare il mid game anche contro i G2,
Noi diciamo sempre, gli Splice non puoi giocare late game contro di loro. IG2 noi diciamo, non puoi giocare mid game contro di loro. Non puoi, guardali. Sono devastanti. Hanno sono preso una il forza controllo della natura. Hanno preso il controllo totale della visione nella giungla avversaria. Totale. Guardali. Guardate la minimappa. Guardate quanti lumi ci sono. C'è una costellazione blu. Nonostante riescano a chiudere su Percy, intanto la suprema di Vissi Chachi non connette correttamente. La figlia della morte non applica il danno puro al centro dello sbarramento d'artiglieria. Caps, la suprema impediva il follow up nei confronti di Mikix perché applicava lo stordimento sul muro. Perks prende la torre e in tutto ciò hanno magicamente di nuovo una gold lead di 4500. Giustamente direi, anche visto che hanno ottenuto comunque un barone Nashor, delle kill, un inibitore in top lane. Sono in tre gli Splice là pronti ad aggredire Jankos, che li ha brutalmente ignorati. Vabbè, è Sejuani, è una Sejuani abbastanza coriacea. Non prende danno al momento. Perks invece ne prende non poco, un pochino eccessivo in queste aggressioni. Non ha ancora un modo per curarsi, oltre al Drago Oceanico si intende. Aiuta anche il red buff, certo, però correre rischi in questo momento è grave. Nel frattempo c'è Wunder che sta facendo uno contro due contro gli umanoidi di Chachi, ma i danni non stava facendo uno contro due. È umanoide, è un assassin. Si lancia in avanti Caps, però, e va a trovare il lockdown. Un dive un pochino eccessivo da parte dei G2. Povero Xerx. Jankos adesso aggredito, presi attack provato. Si lancia in avanti Yasuo, trova due uccisioni. Va a salvare subito il suo supporto, perché lui è stato il fautore di questa azione. Tripla kill per Perks ed è espulito per i G2. Ora vanno all'assedio finale. L'inibitore qua verrà facilmente conquistato. I G2 ancora una volta si riconfermano essere una forza della natura. E quando ci chiedevamo chissà come mai bannano sempre Qiyana, Yasuo e Gragas ai G2, ecco il perché. Signore e signori, G2 la portano a casa e con questa partita portano a casa il primo posto. Gigi, bravi. Quindi tutto secondo l'ordine naturale delle cose. G2 primi, Fnatic secondi, Splice terzi. Come le cose dovrebbero essere in questo momento in Europa in base allo stato di forma che stiamo vedendo da parte di questi team? I G2 sono riusciti a giocare una fase di partita meravigliosa per chiudere, perché hanno capitalizzato sul fatto che gli Splice abbiano stallato contro Yasuo. Yasuo è entrato dentro, ha attivato la modalità 1v9. Era uno Yasuo a 4 oggetti. Che cosa vuoi fare nel momento in cui Yasuo ottiene quei 4 oggetti? Guardi la partita e sei tipo, vabbè, proviamo a scalare il late game. Abbiamo Gangplank che scala il late game. Sai qual è il punto? Che Gangplank nel late game ha una condizione d'utilizzo, ovvero l'utilizzo corretto della Suprema. Se tu con Gangplank riesci a trovare il centro della Suprema, la figlia della morte, quel danno puro pari a 3 ondate, con un rallentamento del 60% per 2 secondi, quello è un effetto devastante su una schermaglia, perché l'area è anche molto vasta. Purtroppo Vissi Chachi si è trovato o a utilizzare quella Suprema per delle uccisioni singole, o a utilizzarla male e non riuscire a connettere con quella porzione di danno così importante. I G2 oggi erano visibilmente divertiti dal poter giocare questa composizione. E il problema dei G2 è che tu puoi annullare Wunder, c'è Jankos, puoi annullare Jankos, c'è Caps. E se poi te la prendi con Caps, ci sono Perks e Mikix che vanno a fare da Lance dei Super 4 di turno alla fine del percorso, dove sei lì, non hai più né